Benvenuti su Spettacolo Mania, Laura Adriani, Luigi Axen, Sveva Mariani, Antonio Folletto. Parliamo di A casa tutti bene, seconda stagione. So già che tu mi risponderai con dei cartelli, per Luigi, perché non hai voce, quindi facciamo tutto un giro. Allora, cominciamo da Ginevra, che ha chiuso più o meno la prima stagione, apre la seconda. È una stagione che vira molto verso il noir. Come cambia il tuo personaggio? Possiamo anche dire che riuscirà a rimettersi in piedi sulle proprie gambe, sia metaforicamente, sia... Ma forse per la prima volta, diremmo. Esatto. Sì. Sì, Perché le forse cammina per donne la prima volta. da sola. Sembra che le Sì. donne in questa seconda stagione siano un Beh, po' più forti. è bello, brava, perché guarda, ci pensavo prima, dicevo, nessuno ci ha fatto una domanda sulle donne e sugli uomini. Eccola. Però ti ringrazio, perché è particolare, no, quello che fa Gabriele. In questa stagione le donne si riappropriano del proprio potere e gli uomini crollano, tutti. Certo, e ben gli sta, direi. Però tu No, ma hai... non con cattiveria, no, ma No, invece no, intendo in questo crollano contesto. per rinascere, perché c'è veramente bisogno che questi uomini crollino, Eh no? E sì. che queste donne si riappropriano del proprio potere, basta, non facendo la guerra, ma No, facendo assolutamente. l'amore. Ma infatti parliamo di Diego, con cui tu instauri un buon, bellissimo rapporto. Antonio Folletto, beato tra le donne oggi. Perché non hai visto quello che è successo precedentemente? No, no, precedentemente qui dici o nella serie? No, nella serie l'ho vista Con amore lo ovviamente. No, stanno qua dentro, bullizzando. con Qua amore mi stanno dentro, non voglio bullizzando. impicciarmi, io resto professionale. Che brava che sei. grazie, anche voi. Insomma, instauri questo rapporto con Ginevra, tu sei sempre stato un uomo un po', diciamo, ambiguo, adesso non è che voglio dire sciupa femmine, ma insomma più o No, lo meno. puoi E dire, se lo invece, vuoi dire, lo posso puoi dire dire. sciupa Sì. femmine, e invece che cosa succede con Ginevra, senza spoilerare? È Boh. difficile, senza Vabbè, c'è spoilerare. questo rapporto, quindi un po' cambia No, Diego, no? quello che ha detto Laura è vero, nel senso che gli uomini crollano e le donne si riappropriano, no, di un qualcosa, però è anche vero che non sono proprio certo Ecco, che... copia. Eh Non sì, ho copia e finito, no, incolla però, cioè, va non ho bene. finito, fatemi finire. Dicevo che è vero, però non sono proprio sicuro che tutto questo lavoro di riappropriarsi venga proprio fatto da sole, questo non lo so. Ah no, è lavorare insieme ovviamente. Bravo, grazie per questa postilla. Non ti È preoccupare, un l'ho lavoro fatta col cuore, insieme. come sempre, come tutto quello Sempre e che faccio. comunque, Si insieme. vede. Poi c'è questo altro rapporto invece di tutt'altro tipo tra Elettra e sua figlia Luna. Luna è rimasta, diciamo, in quella famiglia che è un po' una famiglia, qui vediamo una famiglia che non è più che è protettiva, è più una spugna, no? Che lega tutti a sé, eccetera. Tu sei fortunata perché sei in Sardegna, Infatti. quindi se ne stai fuori. Com'è il vostro rapporto? Che cosa cambia, anche per Luna che in questa stagione, diciamo, che ne subisce più di una? Eh sì, ne subisco più di una e il nostro rapporto, Tanta distanza. sì, tanta distanza, forse anche un po' di distrazione, per cui il nostro rapporto cambia all'interno della seconda stagione. Si va a creare anzi un rapporto molto forte con il padre. Luna e Carlo, legano veramente moltissimo e invece con mia madre diciamo che sì. Si crea un certo distacco, una certa distanza. Il personaggio di Luna cambia, evolve, si trasforma. All'inizio di questa stagione vediamo, secondo me, una Luna più matura, più tranquilla, non dico risolta, però quasi. Poi, come hai anche detto tu, accadono cose per Che non cui... dipendono Che non assolutamente dipendono da te. assolutamente da lei, che sono inimmaginabili per lei, però accadono e lì ci deve essere tanta forza per poterle, insomma, fronteggiare in qualche modo. Chiudiamo con una citazione dello stesso Muccino. È vero che in questa stagione le colpe dei padri ricadono sui figli? Certo, sì. Tu puoi scrivere oppure Come nella vita. annuire, come nella vita? Sì. Sì. Tanta distanza, sì. Quella era quella di prima. Però ribadisco, poi i figli da adulti sono chiamati a decidere se essere vittime del proprio passato o artefici del proprio futuro. E questa è un'altra citazione, ma non mi ricordo di Certo, Antonio, se vuoi fare una citazione sei chi. No, liberissimo. io sono terrorizzato, non voglio dire niente. Vabbè, insomma, è più bella la seconda o la prima? La seconda. Sempre quella che viene dopo. La seconda che hai detto, diceva qualcuno. La seconda. Ok, grazie mille. Ciao, Spettacolo Mania. Cantando. Ciao. Ciao, Spettacolo Mania.